Saluto e ringrazio la Ministra del Turismo, Daniela Santanchè, che invito sul palco per il suo intervento. Grazie e buonasera a tutti. Io ringrazio veramente il Presidente dell'ANCI che mi ha invitato a portare un saluto a questa manifestazione e ne sono particolarmente orgogliosa, perché per me i sindaci sono il punto più importante di riferimento delle persone, dei cittadini, che vedono nei comuni il loro approdo più naturale per le risposte delle quali hanno bisogno. E quindi vi definirei con una parola: oggi chi fa il sindaco è un eroe della nostra nazione, perché ci vuole tanto coraggio a fare il sindaco. E di questo lo dico non perché è dovuto a questa assemblea, ma perché ne sono profondamente convinta. Facendo politica da tanti anni, avendo fatto anche l'assessore, anche il consigliere, mi rendo conto che sempre di più è difficile fare quello che fate voi. Per cui il ringraziamento mio e di tutto il nostro governo. Devo dire che avete un presidente che è veramente molto bravo e molto capace, il sindaco De Caro, perché ha fatto, mi sembra giusto, dare a lui un grandissimo applauso, perché De Caro è stato molto bravo a costruire quella che per me è la condizione fondamentale per riuscire nel fare le cose. Ha saputo costruire la squadra, ha saputo mettere insieme, è andato al di là delle contrapposizioni ideologiche e partitiche, ma ha ragionato come una squadra vera. Perché nella vita, per noi esseri umani, non si vince mai da soli, non vince da solo nemmeno il più bravo, vince sempre la squadra. E quindi il mio ringraziamento al Presidente per il suo grande lavoro. Direi che l'ANCI ha saputo interpretare tutti i bisogni della nazione, anzi devo dire che a volte voi li avete saputi interpretare in anticipo, avete saputo anche innovare, avete dato anche una spinta di propulsiva ad altre istituzioni, e questo è stato veramente molto importante. Oggi parliamo qua da Bergamo e non posso non fare un accenno a quello che questa città ha subito con l'intera regione, tutta la regione della Lombardia, per la grande tragedia del Covid. E credo che anche oggi non dobbiamo dimenticare quello che ogni famiglia, ogni persona ha passato in quei terribili momenti. E sono orgogliosa, lo dico anche al sindaco Gori che è in sala, perché Bergamo ha saputo reagire alla pandemia con la schiena dritta, anche ha avuto una squadra intorno, ma non dobbiamo mai dimenticare quella orrenda esperienza del passato. E non dobbiamo neanche dire come se fosse tutto passato. No, perché quello che è successo deve dare a tutti noi la possibilità di fare meglio, di non farci più trovare impreparati, ma di sapere agire e reagire anche a quelle situazioni che sembravano impossibili nella loro realizzazione. Allora oggi si riparte, ripartiamo più forti. Io vengo come Ministro del Turismo dicendovi che sono con voi e sono per voi, che voi siete per me anche il pungolo di quello che si può fare meglio e di quello che si può fare di più. Come Ministero noi faremo tutto quello che serve, perché vedete, io vi parlo del turismo, ma devo dire che sin da quando sono ragazza, ormai sono una donna un po' cresciuta, ho sempre sentito dire da tutti: ah, il turismo è il petrolio dell'Italia, il turismo dovrebbe essere la prima azienda dell'Italia, il turismo è la cosa più importante perché è il marchio dell'Italia.
però vi devo dire con onestà e con schiettezza che in tutti questi anni non ho mai visto quel credo, quella passione, quella determinazione che hanno portato a casa il risultato di far sì che la prima azienda del paese potesse essere quella turistica. Allora io ho una grande ambizione insieme a voi, di tramutare le parole in fatti, ed è per questo vi dicevo che io ci sarò, noi ci siamo, per mettere anche in campo le risorse, perché se non ci sono i soldi è difficile poter sostenere il turismo. Allora io sto già facendo una battaglia, perché voi sapete che i fondi che sono stati destinati del PNRR al turismo sono un po' pochini, 2 miliardi e 400 milioni. Non bastano se vogliamo far sì che a fine della legislatura il turismo sia la prima azienda dell'Italia. Però abbiamo tante altre possibilità. Ci sono molti fondi sui fondi di sviluppo e di coesione dell'Unione Europea che io voglio assolutamente poterli usare per sostenere questo settore. Anche in questa manovra di bilancio, che a seconda della visione che ognuno può avere strategica della nostra nazione, abbiamo plausi e critiche. Io vi devo dire, naturalmente, ma non perché sono in questo governo, che invece è stata una manovra coraggiosa, una manovra che ha fatto capire qual è la nostra visione sulle imprese, sulla famiglia, sulla natalità, sui lavoratori. Abbiamo messo dei piccoli semi, ma abbiamo sempre detto anche in campagna elettorale che ci volevano 5 anni per poterli realizzare. E anche nella manovra c'è qualche segnale sul turismo. Un segnale molto piccolo, però che fa capire che per noi il merito è importante. Voi sapete che noi eravamo l'unica nazione che tassava le mance degli addetti agli alberghi e alla ristorazione e avevano la stessa tassazione sulle mance come quella da lavoro dipendente. Noi l'abbiamo tolta e abbiamo messo una tassa del 5%. Non è che una misura pazzesca, ma una misura che fa capire che chi fa bene il proprio lavoro e lo svolge con professionalità, questo governo lo vuole premiare e non punire. Abbiamo messo i soldi anche per poter, adesso, oggi, stamattina ero in Regione Lombardia, parte la stagione turistica invernale e anche qua gli impianti di risalita avevano bisogno del provvedimento per il credito d'imposta sul caro bolletta e il caro energia e quindi anche loro ce l'avranno, ma abbiamo messo anche fondi a disposizione per quelli che sono gli impianti di risalita, perché molti sono obsoleti e vanno rimodernati. Io credo che se lavoriamo insieme, se voi mi aiuterete come Ministro del Turismo a dare risposte alle vostre necessità, io ad esempio sto lavorando moltissimo sui borghi, perché credo che il problema dei borghi sia un problema importante per i tantissimi comuni, perché i borghi, oltre allo spopolamento, ormai abbiamo i risultati di un'indagine che abbiamo fatto e che avete anche voi, che una casa su due nei piccoli comuni ormai non è più abitata. E credo che se noi ci impegneremo, come farò e come faremo sui borghi, avremo una grandissima opportunità di poter crescere, anche se i borghi saranno capaci di mettersi insieme, anche lì di avere interazioni, di poter costruire un'offerta di pacchetto turistico che sia importante. Le cose da fare sono tantissime, come vi dicevo, sulle azioni che il Ministero del Turismo abbiamo messo c'è tutta la parte della materia di sostenibilità, perché credo che questo sia un altro tema molto importante, e quindi abbiamo messo anche qua a disposizione un fondo integrato per i borghi, abbiamo messo i fondi a disposizione per Caput Mundi, abbiamo messo 6 milioni di euro per il turismo sostenibile, questi li abbiamo preso dall'ambito del piano di sviluppo e di coesione, che avevano un fondo di 45 milioni. Abbiamo messo centinaia di milioni su quelle che sono le ciclovie,
3 milioni di euro che sono importanti per i cammini religiosi, perché molti turisti vengono in Italia anche per questo. E poi i 20 milioni di risorse a disposizione per i piccoli borghi. Lo so che non basta, lo so che tutto questo non è sufficiente per fare quello che avevo detto all'inizio, ma è un segnale. Quest'anno avevamo la coperta corta per i motivi che voi sapete, lavoreremo per avere più risorse a disponibilità, per poterle dare ai comuni e alle regioni per fare sviluppo, per fare un'offerta turistica interessante, e quindi la mia presenza è per dire che noi ci siamo. Conto sul presidente De Caro, come ha lavorato in questi anni, che ha sempre lavorato in squadra. Conto su tutti i sindaci e vi ringrazio veramente per il vostro lavoro. Siete coraggiosi, andate avanti così, perché l'Italia è quella dei comuni.